Dopo mesi di attesa è arrivata finalmente la cosiddetta riforma della sanità lombarda, approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore al welfare e vicepresidente Letizia Moratti. Che dire, la sensazione è che sia una riforma un po' borracciata, cioè recepisca le cose che obbligatoriamente la Regione deve recepire dal livello nazionale, quindi le indicazioni di Agenas, l'Agenzia per i Sistemi Sanitari Regionali, che aveva concluso la sperimentazione della legge Maroni nel dicembre scorso, indicando alcuni cambiamenti necessari, e non tutti, tra l'altro, recepiti da questa proposta. E l'altro fronte di cambiamenti obbligatori sono quelli che derivano dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che sono necessari per poter utilizzare per la sanità le risorse europee di Next Generation EU. Ma per farla breve, quali sono i guadagni di questa proposta? Sono quelli della sanità territoriale, che però derivano tutti dalle proposte nazionali. Quindi, in barba alla sempre invocata autonomia della regione Lombardia, in realtà ci si adegua in tutto e per tutto a chi mette i soldi, perché poi, tra l'altro, su 2 miliardi e 600 milioni di investimenti, solo 85 milioni sono di risorse proprie di regione Lombardia, che vanno, tra l'altro, per l'istituzione di un centro regionale di malattie infettive, e non certo per la sanità territoriale. Per il resto rimangono tutti i problemi che abbiamo visto in questi anni e che si sono evidenziati anche con Covid, con la pandemia. Prima di tutto, una catena di comando confusa tra i diversi soggetti che devono governare la sanità regionale. Le ATS, che fanno riferimento all'assessorato, però non alla loro autonomia, e che abbiamo sempre detto che erano troppe. Lo stesso governo con Agenas aveva detto di ridurne a una. E cosa fa Regione Lombardia? Le mantiene tutte, anzi, probabilmente ne aggiungerà qualcuna. E le ASST, che sono quei soggetti che tengono assieme ospedali e territorio, e che non hanno funzionato in questi anni, si insiste su questi riprovandoci, però il rapporto tra ATS e ASST è ancora abbastanza problematico. Secondo tema problematico, il rapporto con la sanità privata, che non viene riequilibrato da questa legge, ma anzi si dice alla sanità privata: se fate investimenti non preoccupatevi che vi daremo soddisfazione. E terzo elemento problematico, i controlli. Avevamo ottenuto nel 2015 un'agenzia regionale di controllo del sistema sociosanitario. Ebbene, questa rimane, però viene messa sotto il controllo della direzione generale del welfare, come dire, il controllato controlla il controllore. Troppi punti oscuri, vedremo se in consiglio riusciremo a migliorarli.